Come hai vissuto la promozione a mascotte del brand Pokémon? Ma sinceramente l'ho preso in maniera positiva. Certo, un po' di ansia da prestazione non sempre si può nascondere, però che dire, sono consapevole delle mie capacità e del fatto che la mia semplicità abbinata alla complessità del mio sistema evolutivo sia apprezzata dai fan. Ho temuto a volte di non essere all'altezza della situazione, ma Pikachu ha sempre speso delle bellissime parole nei miei confronti e mi ha sempre sostenuta. Dunque, possiamo immaginare che le due mascotte del brand vadano tutto sommato d'accordo. Certo, credo che un brand come Pokémon, per presentare due mascotte di una serie, debba tenere in conto della chimica tra i due Pokémon. E penso che quella tra me e Pikachu sia più che buona. Ovviamente, alle volte qualche bisticcio c'è, ogni tanto mi arrivano delle deboli scosse. Così come a lui capita di beccarsi una zampata sul muso, ma insomma, sono semplici discussioni che poi sfociano sempre in qualcosa di positivo. Cosa diresti a chi è scettico sull'acquisto di Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee per invogliarli ad acquistarlo? Innanzitutto, peccando un po' d'orgoglio, scegliere un Eevee come starter sarà un'occasione che, salvo decisioni sorprendenti future, sarà irripetibile. Potrebbe permettere anche nuove combinazioni di team che con la scelta dei Pokémon precedenti erano sconsigliate se non addirittura precluse. Inoltre, sarà un'esperienza di gioco differente dalla solita. A chi resta comunque scettico, do un consiglio spassionato. Attendete l'uscita del gioco e guardate qualche let's play su YouTube o dovunque vogliate. Poi valuterete se procedere con l'acquisto. Ora una domanda più, fra virgolette, personale. Come vivi tu il fatto di avere 8 possibili evoluzioni? Cioè, non è difficile pensare che non saprai con certezza cosa diventerai in futuro? Diciamo che la vivo più come una possibilità piuttosto che un limite. Sono l'unico Pokémon a potersi permettere questo lusso e in fin dei conti credo che nessuna delle mie evoluzioni demeriti rispetto alle altre. Le pongo tutte allo stesso livello, quindi qualsiasi cosa mi serve il destino non posso far altro che esserne contenta. Eppure ci sarà anche solo una delle tue evoluzioni che preferisci. Beh, certo, ho delle preferenze, ma sai, mi reputo un Pokémon abbastanza lunatico. Difficilmente mi fossilizzo su una preferenza. A seconda del mio umore, della stagione e di mille altri fattori preferisco un'evoluzione piuttosto che l'altra. Quando fa freddo gradirei essere un bel Flareon, al contrario con il caldo vivere tra i monti come un Glaceon non mi dispiacerebbe affatto. Ecco, mettiamola così, se proprio dovessi sceglierne una direi Umbreon. È un Pokémon scuro, tenebroso, ma anche con una certa dolcezza nella sua espressione. Credo che rappresenti in un certo senso il mio carattere, quindi forse sì. In linea generale risponderei Umbreon. Un'ultima domanda legata a quella precedente. Hai 8 evoluzioni, ognuna di loro ha una sua particolare personalità? Insomma, cosa determina esattamente chi sei? Bellissima domanda. Il segreto sta tutto nel corredo genetico. Ho il DNA irregolare e questo, oltre a essere la causa dell'anomalia delle mie evoluzioni, fa sì che io abbia una personalità molto instabile, che non varia solo ed esclusivamente quando mi evolvo. Ciò che voglio dire è che le mie evoluzioni non hanno delle personalità programmate a prescindere. Sono molto influenzata dalla personalità di chi mi circonda, anche quella influisce sul mio carattere. Molto spesso noi Eevee tendiamo ad assumere il carattere dei nostri allenatori, o in generale coloro con cui leghiamo maggiormente. Ecco, diciamo che in generale sono gli stimoli esterni a determinare chi sono, un po' come tutti, del resto. Solo che nel mio caso varia anche l'aspetto. Ecco il segreto della mia personalità, non ci sono segreti.